Ciao amici di OlimpiaTube! Quante volte abbiamo sognato di avvicinare all'Olimpia Milano quella grafica Final Four Bound in questi ultimi anni con l'Eurolega e la lingua inglese che è diventata sempre più utilizzata in questo tipo di grafiche sui social. L'Olimpia vicina non c'era mai arrivata, l'ultima volta in quel 2014, e invece l'Olimpia Milano è arrivata a raggiungere l'obiettivo 29 anni dopo l'ultima partecipazione, nel 1992 a Istanbul. Un'altra vita, un altro basket, un'altra era. Milano ha compiuto la sua impresa, ha fatto una regular season importante, 21 successi, la quota maggiore di questa sua lunga partecipazione in Eurolega negli ultimi anni, anche per l'allungamento della regular season, ovviamente delle ultimissime stagioni, e poi questa serie al Cardiopalma con il Bayern Monaco. Una vittoria in gara 5 meritata. Cancelliamo l'ultimo minuto e 18 secondi che ci ha fatto perdere 5, 6, 7 anni di vita. 91-79 a 1-18 dalla fine. In realtà, per fortuna possiamo dirlo, quella gara 5, quella disputata al Forum, finisce lì. Poi verificato qualcosa che forse ha semplicemente voluto aumentare la sofferenza dei sostenitori dell'Olimpia, però Milano ha fatto una partita davvero solida, l'ha fatta grazie a due giocatori soprattutto. Shevon Shields ha scelto forse il momento migliore per giocare la partita migliore della sua carriera, 34 punti e 41 di valutazione, 4 su 6 da 2, 5 su 6 da 3, 11 su 12 ai liberi, 7 rimbalzi. Una partita davvero che rimarrà negli annali della storia dell'Olimpia Milano, anche se non ci ha portato un titolo, ma questa Final Four raggiunta quasi lo è, come se qualche cosa alla bacheca dell'Olimpia Milano lo si sia già aggiunto. E poi Kyle Hines, che dire. Possiamo parlare dei soli 12 punti, dei soli 7 rimbalzi, 6 su 7 da 2, però una prestazione sontuosa. E poi, andando a riprendere quello che ha detto Hines a fine partita, forse il suo bambino davvero glieli ha dati i superpoteri per questa gara 5. Quelle due stoppate, soprattutto quella finale, ma anche l'altra nel quarto periodo contro Reynolds, quella finale contro Baldwin, mai come in questo caso, anche qui l'inglese ci aiuta, perché la stoppata forse non rende l'idea. Block, veramente block. Baldwin è stato bloccato letteralmente nel suo ultimo assalto al canestro, ed è per questo che Ettore Messina nel lungo lockdown dell'anno scorso aveva pensato proprio a Kyle Hines per rinforzare questa squadra, per dargli quell'ulteriore valore aggiunto che potesse proprio in queste occasioni dare qualcosa in più alla sua squadra. Era un po' mancato in gara 4 all'Audidome, ecco, adesso che c'è stato bisogno ha fatto vedere perché è la sua nona Final Four di Eurolega raggiunta, il giocatore americano che nella storia del basket europeo ne ha raggiunte di più, e perché ha vinto 4 titoli, 2 con Olympiakos e 2 col CSKA Mosca, e perché non provare a riempire quelle dita di quella mano con un sogno che potrebbe ulteriormente andare avanti. Non vogliamo dire ovviamente a cosa ci riferiamo. E poi facciamo un salto all'indietro, 1992, lo faccio anche in modo un po' personale. Ero un bambino, la mia prima canotta da basket comprata, la numero 11 di Daryl Dawkins. Nei miei social, quasi dappertutto, vedete l'11, il mio numero preferito, lo era per quello. Tuono di cioccolato a quella Final Four contro il Partizan nel 92, 21 punti e 19 rimbalzi non bastarono per vincere quella semifinale, ma quella all'Abdi Peçki di Istanbul fu l'ultima apparizione nelle
migliori 4 d'Europa per l'Olimpia. Ai tempi sembrava una cosa ovvia. Milano pochi anni prima aveva vinto 2 volte la Coppa Campioni consecutivamente, era un abitué di quei palcoscenici. Poi il lungo digiuno e adesso forse davvero l'11 si trasforma in 42 come in una magia e quell'ideale testimone di Darryl Dawkins passa nelle mani di Kyle Hines. E poi un altro aneddoto, stimolato da quel grande nocchiere che si sta dimostrando Ettore Messina, perché in conferenza stampa ieri sera ha voluto portare al suo fianco Mario Fioretti, che è davvero il simbolo di quello che da quando l'Olimpia si è affiancata al grande progetto di Giorgio Armani è stata. Tanti investimenti, tanta sofferenza, soddisfazioni, ma soprattutto tanto lavoro dietro. E quando è iniziata quell'epoca, ai tempi Armani Jeans, ero con Mario in quello spogliatoio degli allenatori, delle giovanili, anche se lui già faceva qualcosa con la Serie A, e me li ricordo i sogni di questo giovane, ai tempi ragazzo bergamasco, che si approcciava al basket professionistico e sperava di raggiungere dei risultati incredibili. Ecco, Mario, questi sogni sono diventati realtà. È vero, ne mancano ancora 2, si può fare ancora di più, però la Final Four di Eurolega per un coach che arrivava dai sogni del mondo universitario di Bobby Knight, davvero è stato qualcosa di incredibile e è stata una soddisfazione vederlo al fianco di Ettore Messina a poter prendere la parola per spiegare anche quello che è stato il suo sacrificio dal 2003 in avanti per l'Olimpia Milano. E allora, cercando di tornare un po' all'attualità, il 28 maggio si gioca la semifinale, non è finita, è vero, il Barcellona ha battuto 2 volte, ha stracciato 2 volte l'Olimpia, come ha detto lo stesso Ettore Messina in conferenza stampa, però è una partita secca e le favole possono provare ad andare avanti. Le altre 2 semifinaliste sono l'Efes Istanbul e il CSKA Mosca. Nella riedizione della finale del 2019 ci sarà dunque anche l'Olimpia a Colonia alla Lanxess Arena. E come ha detto sempre Ettore Messina nel post partita, forse la vittoria chiave che ha fatto capire all'Olimpia di poter costruire qualcosa di importante è stata quella di Mosca dell'11 marzo, e forse proprio per quello le sensazioni erano positive. Io, assieme ai miei colleghi Roberto Nardella e Fabrizio Lorenzi, abbiamo provato una follia, anticipare, comprare il biglietto aereo per Colonia per riuscire a vivere questo sogno, sfruttando fortunatamente la nostra posizione da giornalisti. Ecco, ora quella partita decisiva ha fatto sì davvero che l'Olimpia potesse rendere in realtà questo sogno, e quel viaggio a Colonia non è più solo una scommessa, ma è una scommessa vinta. Il prossimo appuntamento di campionato sarà l'ultimo per la regular season, lunedì 10 maggio nel derby con Cremona. Si ritorna un po' a parlare di basket tricolore e poi sarà un lungo percorso tra playoff per provare a riportare lo scudetto in città, quello scudetto che manca dal 2018, e per provare a sognare in grande invece in un'Eurolega che manca in bacheca dal 1988. Sognare non costa nulla, finora ci ha portato fino a Colonia, possiamo continuare così. Se vi è piaciuto questo video potete mettere il like, iscrivetevi al canale YouTube. Ciao!